di cielo tra baffi di fumo. Spicchi di cielo tra baffi di fumo. Un cartone animato sfortunatissimo nel nostro paese che aveva tutte le carte in regola per essere invece un grande successo. Ambientato in Italia, realizzato tecnicamente in maniera superba dalla solita Nippon Animation, a cui fra l'altro noi siamo molto affezionati per tantissime serie di grande successo in Italia, come Anna dei Capelli Rossi, Conan il ragazzo del futuro, Rascal, l'Ape Maia. Trasmesso un'unica volta in Italia nel 1997 con un sacco di tagli, un episodio escluso. A un orario assurdo, fra l'altro, fu ripreso nel 2002 dalla Dynamic, che decise di riprenderlo in mano, aggiungere le sequenze tagliate, ma la versione che propose nell'home video non ebbe grande successo e quindi si bloccò per essere poi replicato un'altra volta nel 2009 in Italia, con però i tagli sempre di prima, quell'episodio che avevano aggiunto nella versione Dynamic. Poverino! Racconta la storia di Romeo ed è bellissimo perché si chiama veramente Romeo, che viene praticamente preso a forza per andare a fare lo spazzacamino a Milano e poi seguirà tutta una serie di avventure per poter finalmente ritornare al suo villaggio, perché in realtà era stato letteralmente strappato alla sua famiglia. Una storia appassionante, disegni come ho detto splendidi, una sigla della Madonna che proprio di più non si può. Niente, che devo dirvi? Questo più di tanti altri proprio non me lo spiego. Non me lo spiego.